Angelo Amico, presidente Comitato Settimana Santa di Canicattì. Innanzitutto ritorna finalmente la Settimana Santa che è stata ferma a Canicattì come dalle altre parti causa pandemia, quindi comunque ritornano i nostri riti, le nostre tradizioni. Il programma anche quest'anno è ricco come era un tempo. Sì, anche quest'anno dopo 3 anni finalmente ritorniamo ai vecchi riti esterni della Settimana Santa. È stato difficile questi 3 anni, sono stati veramente difficili per chi li ha sentiti sempre. E certe volte una persona mi ha detto le cose belle vengono a mancare quando non ci sono più. E il Venerdì Santo, la Settimana Santa non realizzata con i riti esterni, è stata una cosa che è mancata a Canicattì. Noi quest'anno ci abbiamo messo molto impegno, noi comitato organizzatore, per la realizzazione dei riti tradizionali che abbiamo fatto sempre. Quindi non abbiamo escluso nessun particolare che potesse essere omesso. Quest'anno abbiamo proprio messo tutto quello che c'era bisogno e stiamo facendo tutto quello che addirittura abbiamo inserito anche i giochi d'artificio la domenica di Pasqua, che sono stati gentilmente offerti da un nostro membro del comitato, Francesco Sena. Devo dire che quest'anno il programma è come lo ricordiamo, quindi il venerdì prima l'uscita delle 3 statue, che quest'anno è incorporata con la Via Crucis cittadina, dove ci sarà appunto alle 7 l'uscita dell'Addolorata, il saluto a San Giovanni e la Maddalena, poi scenderanno di Via Verdi e da Via Verdi si posizioneranno dall'Odeon, dove inizierà questa Via Crucis cittadina che farà le seguenti strade: via Capitano Ippolito, Corso Umberto, Piazza San Diego, Cesare Battisti, Piazza 4 Novembre, e lì sarà l'ultima, dove verrà fatta la Via Crucis, sarà l'ultima stazione della Via Crucis in Piazza 4 Novembre. Finita la Via Crucis cittadina, verranno accompagnate le statue nella chiesa del Carmelo, qua vicino Piazza 4 Novembre. Poi, come al solito, quest'anno abbiamo un evento culturale importante, il Lunedì Santo, dove abbiamo l'associazione musicale Lo Nigro, dove c'è questo coro polifonico che faranno delle canzoni degli inni sacri, e quindi sarà un modo anche questo per culturale, abbiamo inserito un po' di attività culturali nella Settimana Santa. Non voglio escludere naturalmente la Domenica delle Palme, perché è importantissima, anche perché quest'anno ci sarà, almeno per la parrocchia di San Diego, la benedizione delle palme a San Diego. Poi ci sarà una processione che partirà con un asinello e un bambino sopra l'asinello. A che ora? Questo sarà alle 10:30, dove partirà da San Diego, e in processione andremo al San Domenico, dove si pensa che, a quanto pare, faremo la celebrazione delle palme al centro culturale, nell'atrio del centro culturale. Poi, naturalmente, il Lunedì Santo ne ho parlato, abbiamo il Martedì Santo, che quest'anno, anziché il Mercoledì Santo, verrà fatto il Martedì Santo lo spostamento del Cristo Morto, che verrà verso le 7:30, e ci sarà una processione di questo Cristo Morto in preparazione del Venerdì Santo, che sarà fatta proprio anziché il mercoledì, il martedì, perché il mercoledì i parroci sono impegnati per l'unzione degli oli sacri in cattedrale, e quindi mercoledì sarà un giorno di riposo. Speriamo il prossimo anno di impegnarlo con un altro evento anche culturale. E il Giovedì Santo, naturalmente, la messa in cena Domini, e poi i famosi sepolcri, la nostra tradizione dei sepolcri in tutte le parrocchie. A che ora si potranno vedere i sepolcri? Già dopo le 8 penso che già in tutta la città si potranno assistere, andare a vedere tutti i sepolcri nelle varie parrocchie.
Quindi noi comitato stiamo allestendo anche al Calvario, essendo che c'è il Cristo morto, anche lì dei sepolcri, dove ci sarà anche un'animazione con Cristo morto, e quindi ci sarà anche, daremo la Via Crucis e staremo impegnati fino a mezzanotte al Calvario. Giornata del Venerdì Santo, come ce la ricordiamo sempre? Alle 14 puntuale ci sarà lo sparo di due bombe richiameranno i cittadini all'uscita del Nazareno alle 2:30 qui da San Diego. Quindi alle 2:30 uscirà il Nazareno, sempre con la spalla, cioè come ce lo ricordiamo, siamo soliti a ricordarlo. La banda musicale, i sacerdoti in processione, tutti arriveremo in piazza 4 novembre, dove ci sarà il famoso incontro con le altre statue, San Giovanni, la Addolorata e la Maddalena, e poi verso le 16 circa, 16:30, ci sarà la crocifissione. Alle 20 ci sarà la scinnenza e quest'anno è poi alle 23:30 circa, io dico 23:30 circa, ma ormai è inutile parlare, quando parlo con la città bisogna anche essere obiettivi, io dico 23:30 circa, ma capite bene che non siamo macchine, Gesù è trainato da persone, quindi i tempi possono essere 23:30 circa, come può essere anche 24. E lì ci sarà la spartenza, la cosa più commovente che ci può essere in tutto il Venerdì Santo. Io la considero la separazione del Cristo con la Madre, secondo me è la cosa più bella, è un mio parere personale. E poi naturalmente quest'anno ci sarà anche che la comunità della Sacra Famiglia accoglierà come ogni anno l'urna vuota, l'urna con Gesù morto, prima di fare la spartenza arriveremo fino alla Sacra Famiglia, dove la comunità della Sacra Famiglia accoglierà l'entrata dell'urna con il Cristo morto dopo una breve canto, una breve liturgia e una breve predica del parroco, si ripartirà per andare a fare appunto la spartenza. Poi abbiamo il sabato sera qua a San Diego alle 10:30, sarà in tutte le parrocchie, ci sarà la messa di risuscita. Noi quest'anno abbiamo, come l'abbiamo sperimentato l'anno scorso, penso lo faremo anche quest'anno, e abbiamo il discorso della fumata, quindi quando ci sarà che faranno gloria in eccelsis Deo, ci sarà il fumo che farà vedere e non vedere il risorto, sarà una bella cosa. Questo penso sarà verso mezzanotte. E poi l'indomani le messe come al solito nelle varie parrocchie, la sera dopo verso le 7:30, 8:15 ci sarà l'uscita del Cristo risorto con l'incontro con la Addolorata San Giovanni e la Maddalena qua in via Regina Margherita. Naturalmente è un momento anche lì molto commovente e emozionante, perché ci sarà la famosa corsa, quella che voi conoscete tutti, e poi poi andremo tutti in processione a San Domenico, dove ci saranno i giochi d'artificio. Poi si rientrerà a San Diego, dove ci sarà la benedizione e gli auguri pasquali, e entrerà il Cristo risorto, verrà smontato e entrerà anche la banda musicale all'interno della chiesa, dove suono con la banda faranno rimettere di nuovo nella nicchia il Cristo risorto. Vi auguro a tutti buona Pasqua, speriamo che tutto riesca bene. Seguiremo gli eventi. Sicuramente.